Processo a De Sade a Parigi nel 1956. L'editore Pauvert fine alla sbarra per aver pubblicato i libri del divino marchese a deporre in aula la creme degli intellettuali come Bataille, Paolane, Cotteu, che stronco Sade, è noioso. Il suo stile è debole, e non gli vale nemmeno un rimprovero, ecco come fini il processo e meno. Il 15 dicembre 1956, davanti al Tribunale Penale di Parigi, iniziò uno dei più singolari processi del Novecento. L'imputato era un editore trentenne, Jean-Jacques Pauvert, ma il vero accusato era il marchese Donatien Alphonse François de Sade. Pauvert ne aveva pubblicato la prima raccolta completa di opere, ritenute contrarie ai buoni costumi. In realtà quelle incriminate erano solo quattro: la Philosophie dans le Boudoir, Les 120 Journées de Sodome, la Nouvelle Justine e l'Histoire de Juliette. Le altre sei, non si sa perché, erano state trascurate. Pauvert era un giovanotto anticonformista e geniale, che già in quegli anni portava i baffi alla Debray, e alla Gian Giacomo Feltrinelli, senza tuttavia essere un attivo rivoluzionario. Gli piaceva scandalizzare i ben pensanti, ma soprattutto gli piacevano i libri, e non solo quelli erotici. Era, in definitiva, un bibliofilo autentico e un editore raffinato. Negli anni Ottanta vendette tutto ad Achette, e si ritirò in campagna. Morì, vecchissimo e dimenticato, nel 2014. Del marchese de Sade tutti sapevano tutto, senza aver mai letto nulla. Non solo perché i suoi libri erano costosi e introvabili, ma soprattutto perché i lettori animati da aspirazioni trasgressive dovevano faticare a lungo prima di arrivare alle pagine che cercavano. In effetti il divino marchese, che morì in manicomio dopo 20 anni di galera, aveva pretese vagamente filosofiche, e, precedendo di un secolo Ivan Karamazov, aveva elaborato il concetto che, se Dio non esiste, tutto è consentito. I suoi protagonisti sono quasi tutti atei altolocati, magistrati, vescovi, nobili, che trovano piacere nell'infliggere dolore. E, per spiegarne le ragioni, l'autore si avventura in centinaia di pagine di un'insopportabile pesantezza pedagogica. Speranze. Il povero Pauvert non aveva molte speranze di cavarsela. I giudici parigini del dopoguerra erano saldamente ancorati ai principi tradizionali, soprattutto in materia di famiglia e di sesso. Tuttavia l'imputato ebbe l'avventura di accaparrarsi il miglior avvocato di Parigi, Maître Maurice Garon, letterato e poeta, accademico di Francia, di grande rigore logico e implacabile dialettica. Il suo maggior trionfo era stata la difesa di René Hardy, accusato di aver tradito Jean Moulin, il celebre capo della resistenza, catturato e ucciso dai nazisti nel 1943. Hardy sembrava annichilito da prove schiaccianti, e alcuni compagni avevano anche cercato di avvelenarlo per far rapida giustizia. Maurice Garon sgretolò le accuse e Hardy fu prosciolto per ben 2 volte. I comunisti, inferociti, assediarono il palazzo di giustizia, ma Garon non fece un piega. 30 anni dopo, Klaus Barbie, il boia di Lione, rivelò, con dubbia attendibilità, che a tradire Jean Moulin erano stati proprio i comunisti. Ma questa è un'altra storia.
Maurice Garon impostò la difesa del giovane editore in termini giuridici, sui quali sorvoliamo, e in termini culturali, che sono i più interessanti. Chiamò a deporre la crema degli intellettuali francesi, chiedendo loro un giudizio etico ed estetico sulle opere incriminate. I giudici acconsentirono, con qualche perplessità, a questa straordinaria innovazione, e il tribunale diventò, per qualche giorno, un salotto letterario. Si cominciò con Jean Paulhan, che sostenne una tesi ardita, ma in parte fondata: Sade, disse, arrivò in un'epoca in cui una filosofia un po' molle insegnava che l'uomo nasce buono, e che bastasse ricondurlo allo stato di natura perché le cose andassero bene. Mentre lui volle dimostrare che l'uomo nasce cattivo, e che questa malvagità risiede nella sessualità. Tiratura Georges Bataille si espresse in modo analogo, con una sfumatura in più: i libri in questione, per il loro prezzo e la loro limitata tiratura, sono destinati a un pubblico maturo, che non vi mette una curiosità malsana ma una curiosità di eruditi. Molti pensarono che Bataille, autore di romanzi altrettanto scabrosi, stesse testimoniando pro domo sua. Jean Cocteau, davvero esteta insubordinato, fu più lapidario: Sade è noioso. Il suo stile è debole, e non gli vale nemmeno un rimprovero. L'ultimo libro poliziesco della pudibonda America è più pericoloso della più audace pagina di Justin.